È a caccia di conferme il Teramo di Federico Guidi, per cui la trasferta di Imola rappresenta la più ghiotta delle occasioni per mettere un altro mattoncino tra sé e la zona playout. Diavolo che riparte da 10 undicesimi della formazione iniziale vista a Pesaro una settimana fa. Manca il solo Mungo per le note vicende di mercato. Al suo posto Fiorani. Conferma per il trio offensivo Malotti, Bernardotto, Rosso. Dall'altra parte Imolese che si affida al 4-3-1-2 con Lombardi a sostenere De Sarlo e Belloni in avanti. Arbitra Petrella di Viterbo. Primo squillo di marca locale al settimo con De Sarlo che dalla distanza sfiora il primo palo. Risponde con decisione il Teramo. Bernardotto scappa alla sua maniera prevalendo in corsa sul diretto marcatore. Si incunea in area e scarica sul primo palo. Rossi è attento e concede appena il corner. Imolese che non le manda a dire, al 19esimo Benedetti innesca sulla sinistra Lombardi che con un tiro cross basso non trova né la deviazione di De Sarlo e né lo specchio. Botta in risposta, allora Malotti riceve da Zosmanovic e vede il corridoio al centro per Bernardotto ma l'attaccante non c'entra la porta. Qualche minuto a ritmi blandi e poi i rosso-blu locali tornano a premere. Lancio dalla destra per Lombardi che viene murato dall'uscita di Perrucchini. L'azione prosegue con Cerretti che aggancia e cerca Gloria da posizione defilata, mancando di poco il palo. Altro lampo dell'Imolese al 39esimo, da Cerretti a Belloni, stop piazzato sul palo lontano che fa tremare gli abruzzesi ma non di più. Al duplice fischio è 0-0, ma il Teramo chiude soffrendo. Ripresa che offre pochi lampi e bisogna aspettare che si accenda nuovamente l'Imolese per vederne. D'Alena prima si procura un corner con un piazzato deviato dalla barriera e sugli sviluppi dello stesso trova la provvidenziale risposta di Perrucchini sulla linea. Possibile svolta nel match in negativo per il Teramo quando Cosimo Fargione, appena entrato già ammonito, al 77esimo commette una ingenuità nella metà campo locale e viene espulso. Il replay però farà emergere non pochi dubbi sulla scelta del direttore di gara. L'inferiorità numerica non doma il Diavolo, che prima spreca tre possibili contropiedi e poi sfiora il sigillo al minuto 89 con una punizione di Capitano Arrigoni a pochi centimetri dal 7. Nel recupero D'Andrea calcia alto sul servizio di Bernardotto e al 93esimo cala il gelo sui 125 teramani giunti ad Imola. Rimessa sulla destra battuta velocemente a favorire la corsa di Lombardi che salta due avversari spostandosi sull'esterno col mancino e con lo stesso piede calcia il pallone più pesante del match e fin qui della sua stagione. Perrucchini battuto ed Imolese che assapora un successo ormai insperato. Nulla di positivo per Soprano e compagni negli ultimi secondi e così per il Teramo c'è la prima sconfitta del 2022. Un passo indietro rispetto al successo di Pesaro, ma soprattutto un salto indietro in classifica, tornando ad essere agganciato dal treno playout. L'Imolese ritrova un successo che mancava addirittura dal 23 ottobre, 5-0 contro il Grosseto, scavalcando con 23 punti i rivali di giornata e la risposta degli abruzzesi è attesa già dalla delicata trasferta di Siena, capendo se le ultime ore di mercato porteranno ulteriori sviluppi in rosa.